ragazzi, io sono Mischio e oggi siamo qua con il secondo episodio di Infamous. Io sono andato leggermente avanti perché non volevo rendere troppo noioso questo gioco, anche se non lo è affatto. Allora ragazzi, siamo a Seattle. Seattle, perché siamo qua? Allora, in seguito all'attacco di quella stronza del capo del DPU, noi abbiamo confessato per salvare i nostri amici indiani. Ma cosa ha fatto lei? Comunque i casi ha ficcato del cemento nelle gambe a tutti. Quindi si è scoperto che l'unica possibilità per curare i nostri amici è quello di avere il potere del cemento per estrarre i frammenti che si sono messi dentro le gambe. Cosa è successo? I nostri personaggi hanno detto: bene, andiamo a fregare il potere come abbiamo fregato quello del fumo al tipo. Andiamo dalla donna, gli freghiamo il potere e poi torniamo a salvare. Però una volta arrivati a Seattle, come vedete, la città, che è veramente gigantesca, è tutta controllata dal DPU. Quindi io ho già liberato 3 zone. Cosa bisogna fare per liberare le zone? Bisogna, oltre a abbassare il livello di criminalità del DPU, per capirsi come era in Assassin, bisogna fare queste missioni che te le abbassano, tipo la bomboletta, oppure trovare dei file, e poi attaccare questo DPU che c'è scritto, che è un convoglio fisso, dove noi dovremmo semplicemente rompere dei pannelli. Questa era la seconda missione, noi faremo la terza oggi. Bisogna rompere questi pannelli e distruggere questo camion in modo tale che il controllo vada a zero. Altra cosa molto figa, ho già sbloccato diversi poteri, come vedete. Ho i proiettili di fumo, il colpo alla testa, l'esplosione, le bombe, un mucchio di cose. Si prendono con i frammenti, come vedete io ne ho ancora 12. E questi frammenti li prendi in giro per la mappa. Andiamo subito avanti. Come vedete io adesso ho un doppio salto, un po' di cacchiate varie. Bene Reggio, sono arrivato. Avevi ragione tu. Il nidolo è pieno di ferraglia elettronica e di parecchio alluminio in avanzo. Dovrai raggiungere la cima del nidolo. Mi arrampicherò fino in cima. Ehi, no, non fare il pazzo. E dai, sono un figo, non sono un pazzo. Allora, noi dobbiamo andare lì in cima. Praticamente noi siamo in contatto telefonico. Cosa? Gatta. Allora, noi siamo in contatto telefonico con nostro fratello. Quale potrebbe essere il motivo per il quale riesco ad assorbire il potere da alcuni conduit, come ad esempio Hank, e non dagli altri, come ad esempio uno di questi agenti del DOP? Oddio, non dirmi che prima ci hai provato. Ehi, ora non cominciare con te l'avevo detto, ok? Voglio solo... Cosa faccio, allora? Una risposta. Vedi un attimo. Ok, qua la vedo molto. Eccoci qua, ce l'abbiamo fatta. Dobbiamo continuare su per qua. A posto. E adesso come faccio andare? Ah, c'è la scala qua. Hop. Adesso no, ce l'avevo fatta. Attaccati. File. Perché un nabbo non può essere bravo a sti giochi. Allora appunto siamo qua a Seattle. Cazzo, siamo a Seattle. Pensavo avessero bloccato gli ascensori. Beh, può darsi che tu sia in grado di assorbire solo il potere da un conduit che lo ha ottenuto naturalmente. Un conduit primario, come Hank o magari Augustine. Gli agenti del DUP hanno preso tutti i loro poteri più deboli da Augustine, quindi forse non possono passarli ad altri. Nemmeno a te. Insomma, mi stai dicendo che dobbiamo andare avanti. Mi pare giusto. Non insistere. La prossima volta, però, cerca di non raccontarmi bugie. Fidati un po' di più di tuo fratello. Io non vado là. Quindi, cerchiamo di fare una roba molto più veloce. Questa roba dall'interno fa ancora più schifo. Voglio proprio spaccare questo coso. Intanto mi chiamano il telefono, non so se sentite. Ehi, sono Betty. Dove sei? Nonina!
Ah, ciao, Betty, sono... Sì. Allo Space Needle. Ah, oh, d'accordo, ti richiamo più tardi. Mandami una cartolina. Ah, certo, se il negozio di souvenir non chiude prima. Ciao, Betty. Ciao, tesoro. Finalmente, era ora. Ora va meglio. Sono sul ponte di osservazione. Non abbassare la guardia. Allora, ho imparato questa nuova tecnica che fa un cerchio che soffoca tutti praticamente di dentro e li rende vulnerabili. In più, vabbè, è un po' leggermente un po' più alto. Allora, c'hanno ste bombe, questi signori. Poi mazza. Bene, procediamo verso l'alto. Continua così, sei quasi in cima. Dobbiamo andare verso l'alto. Ecco qua il condotto. È ora di distruggere l'occhio del nido. Allora, praticamente distruggendo questa parete. Deve essere questo a tenere insieme tutto. Che diavolo! Non ti avevo mai visto prima. Oh, ma io uccido prima questo. Non fa cattivare qua. Non scappi. Sprodo. Spero di averti ammazzato, stronzo. Ah, ma è quello che sono questi stronzi. Vai, vai. Vale, la bomba di fumo che sciocca e mi permette di ammazzarli tutti. Tanto io ho iniziato la campagna, voglio far tutto da buono. Sono finito. Distrugge il sostegno che regge il dispositivo. Non basterà segarlo. Ottenere nuovi poteri non è un male. E quindi assorbiamo il nucleo. Eccoci qua. Sarà una cosa epica! Ogni volta che distruggiamo quei nuclei ci dà una sottospecie di potere nuovo. Quindi, visto? Qua, non è stato così male. Ecco fatto. Non va meglio così? Che energia! Adesso gli altri. Sostegno andato. Mamma mia, ragazzi, quanto gasa sto gioco! Guardiere Science Center, vi ho perso? Mi ricevete? Non ricevo segnale. Lei? Niente al di fuori della nostra zona. Sì, Reggie. Troviamo dei conduit primari e assorbiamo altri poteri. Siamo i padroni delle strade! Vacci piano, di alcune strade. Solo quelle più vicine. Ok, il DUP controlla ancora l'altro 98%. Ma li abbiamo cacciati dallo Space Needle, dai! Hai distrutto il centro comunicazioni, ok? Non ci sentiranno, ma non sono stupidi. Per cacciare completamente il DUP da Seattle ci vorrà tempo. Siamo appena arrivati. Conosci il proverbio "un viaggio di 1000 miglia comincia sempre prendendo a calci qualcuno"? E chi l'ha detto? I cinesi. Ragazzi, cosa devo fare qua? Scegliere uno di questi? Scegliamo il simbolo. E Reggie, la vedi bene da lì? Stai scherzando? Credo che si veda anche da Portland. Voglio solo che i dubbi sappiano che sono qui. Chi è quello? Non è uno dei tre fuggitivi?
abbiamo fatto incazzare, secondo me. Quindi, missione completata, ragazzi. Vi lascio al prossimo episodio. Prossimo episodio cercherò sempre di fare qualcosa un po' più avanti, magari nel gioco, in modo da stare sempre un po' più con un gameplay un po' più emozionante. Ci vediamo al prossimo episodio. Lasciate tanti like qua sotto se volete qualcosa in particolare. Scriveteli nei commenti se volete vedere magari le missioni secondarie, come liberare un quartiere, o volete che continui sulla missione principale, o qualsiasi altra cosa. Scrivetela nei commenti, io cercherò di accontentarvi. Tanta guagna per tutti, ragazzi, e un saluto da Mischio.